Questa è una puntata tutta dedicata alle crociate, che so che è un argomento molto particolare, molto gettonato anche dagli studenti, e quindi cerchiamo un po' di conoscere, di chiarire meglio questi aspetti legati alle crociate. Allora, dove eravamo arrivati? Questo è utile saperlo perché abbiamo parlato nella puntata dedicata alla Chiesa di com'era fatta la Chiesa nell'undicesimo secolo, una Chiesa molto corrotta, molto lontana dalla Chiesa degli inizi, di quando era morto Gesù e i suoi apostoli avevano divulgato, avevano portato la sua parola. Era una Chiesa che pensava soltanto agli aspetti politici ed economici, dove c'era poca attenzione nei confronti dell'aspetto spirituale e religioso e di conseguenza poi sono nati molti ordini monastici come quelli benedettini, la nascita di movimenti considerati eretici, un grande malcontento da parte dei cittadini e una necessità di una riforma interna alla Chiesa di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Perché dico questo? Perché è molto importante conoscere questa cosa, quindi ripassare questo aspetto per sapere perché nascono le crociate e che cosa sono realmente le crociate, perché tanto si è detto sulle crociate, ma ci sono alcuni punti importanti da chiarire. Allora, una cosa importante da dire è che sia dal passato, quindi sin dal passato, si faceva questo pellegrinaggio in Terra Santa, che veniva chiamato Passagium, che si era poi intensificata moltissimo nell'undicesimo secolo con un ritorno alla centralità della fede, per quello che ho messo la slide precedente, cioè questa riforma che è stata fatta nella Chiesa, questo cambiamento importante ha portato ad una maggiore attenzione nei confronti della fede, quindi con un intensificazione del pellegrinaggio in Terra Santa, quindi a Gerusalemme, per motivi religiosi, spirituali, ma purtroppo anche per motivi economici, politici e militari. E con quello che poi è stato chiamato pellegrinaggio in armi, cioè le famose crociate. Perché ci sono state le crociate? Per quattro fattori sostanziali, per fattori economici, per fattori sociali, per fattori politici e per fattori religiosi. Innanzitutto come andavano? Scopriamo come andavano a fare questo pellegrinaggio. Andavano con delle navi, per esempio delle navi delle città marinare, per esempio di Genova, di Venezia. C'era anche un altro tipo di pellegrinaggio, interessante saperlo, al santuario di Santiago de Compostela, invece in Spagna, proprio per venerare le reliquie dell'Apostolo Giacomo. Ma tornando alle crociate in Terra Santa, dobbiamo capire perché a un certo punto non si facevano solo un pellegrinaggio di tipo religioso e spirituale, ma anche un pellegrinaggio di tipo militare. Eh sì, perché c'era un fattore economico, ossia le mire espansionistiche, verso delle città orientali che erano molto ricche, avevano tantissimi tesori, avevano tantissime ricchezze e quindi ovviamente in un periodo di grande prosperità, o quantomeno di grande miglioramento delle condizioni dovute a tutte le cose che ci siamo dette nelle scorse puntate, sostanzialmente ci si voleva espandere, l'economia stava migliorando, aumentava la popolazione, aumentava la richiesta di schiavi, eccetera. E quindi che cosa facevano? Le città marinare, con la scusa di portare i pellegrini, si addentravano così in nuovi territori, li esploravano, li potevano saccheggiare, c'erano tantissime pietre preziose, oro, eccetera, e quindi potevano fare questo tipo di attività. Poi c'era anche un fattore sociale. Ovviamente questi fattori che vi cito sono tutti collegati tra di loro, non è che c'è un intreccio. Fattore sociale è che i cavalieri senza terra potevano sfogare la propria violenza e le proprie mire nelle terre orientali e contro gli islamici. Cioè, purtroppo, cosa è successo? Che nei territori veniva dato il feudo, veniva dato ai cavalieri primogeniti. Peccato che i cavalieri, quelli non primogeniti, rimanevano senza terra. Non c'erano delle guerre, non c'era la possibilità di fare saccheggi, non c'erano la possibilità di fare razzie e quindi sostanzialmente questi cavalieri dovevano sfogarsi in qualche modo. E quindi i cavalieri avevano queste mire espansionistiche, quindi sapevano che potevano andare a conquistare dei nuovi territori, a
fare, a sfogarsi, ecco, a saccheggiare, eccetera, e poi ad avere un futuro feudo, a poter entrare in possesso di un futuro feudo. Quindi i cavalieri erano interessati, quelli senza terra, cioè non i primogeniti, erano interessati ovviamente a queste mire espansionistiche. E poi c'era un fattore politico che ha, diciamo, ha centrato molto, è stato molto importante per la nascita delle crociate, cioè dal 1055 il Medio Oriente arabo era sotto il dominio della dinastia dei Selgiuchidi. Praticamente chi erano? Erano dei musulmani dell'Asia orientale che non amavano molto i cristiani, beh, così come i cristiani non amavano molto i musulmani. E quindi, diciamo, non erano proprio molto apprezzati. Ma una cosa importante è che nel 1071 i turchi sconfiggono i bizantini e conquistano Gerusalemme nel 76. E cosa succede? Iniziano a circolare delle fake news, quelle che sembrerebbe essere state delle fake news, cioè delle notizie su questi turchi che sembravano non far entrare i cristiani nella Terra Santa per poter fare il pellegrinaggio. In realtà sembrerebbe che loro non è che non facessero entrare i cristiani, ma avevano alzato la tassa per poter entrare nella città. Però la fake news è arrivata a Papa Urbano II, che ha sentito appunto di questa, del fatto che i turchi non facessero entrare, poi insomma come telefono senza fili, no? Immaginatevi, non avevano i cellulari, già con i cellulari delle volte circolano delle fake news pazzesche, voi pensate che un'informazione parte da Gerusalemme e arriva magari in Francia o arriva a Roma al Papa e chissà da quante voci o quante cose sono passate nel frattempo, chi ha detto cosa. Quindi in sostanza circola questa notizia che i turchi non vogliono fare entrare i cristiani nella Terra Santa per fare il pellegrinaggio. E poi un altro fattore sicuramente rilevante è che c'era una forte intolleranza religiosa. Gli islamici erano considerati nemici di Dio, ma così come anche i musulmani non amavano di certo molto i cristiani. Non c'è sempre stata una forte intolleranza religiosa. Cosa succede? Abbiamo detto la fake news sono arrivate, Urbano II sente questa cosa e che cosa fa? Nel 1095 fa un concilio, il concilio di Clermont, dove esorta i fedeli a far che cosa? Ad andare ad aiutare l'imperatore bizantino che poverino era stato mandato via da Gerusalemme perché erano arrivati i turchi, giusto? E poi a liberare Gerusalemme dai turchi. Quindi che cosa fanno i fedeli, tutti belli e contenti? Pensate ai cavalieri di cui vi ho detto prima, che dicevano: ah, che bello, posso andare così almeno conquisto, saccheggio, mi prendo magari dei territori e via. E quindi inizia quello che viene chiamato il pellegrinaggio in armi. È un pellegrinaggio in armi che è anche chiamato crociata. Crociata perché è stata chiamata crociata? Perché guardate l'immagine qui, quello era proprio una veste tipica dei cavalieri delle crociate, perché si cucivano addosso appunto questa croce rossa, sia sullo scudo sia poi sulla veste, proprio in simbolo di questo pellegrinaggio in armi in nome del cristianesimo. Una cosa interessante da dire è che il Papa ha esortato appunto ad andare, ma soprattutto ha concesso l'indulgenza plenaria. Cioè, che cosa è l'indulgenza plenaria? Cioè, la concesse per chi moriva in viaggio o in battaglia. In che cosa consisteva? Era l'assoluzione da tutti i peccati. Praticamente il Papa diceva, ve la parafraso giusto per farvi capire il concetto: andate assolutamente, non vi preoccupate, andate perché anche se morite in viaggio o in battaglia, io vi assolvo da tutti i peccati, così non andate neanche in purgatorio, non dovete neanche farvi il purgatorio, quindi vi conviene andare a combattere perché venite praticamente assolti da tutti i peccati, era un vantaggio incredibile. Perché all'epoca, insomma, farsi tanti anni in purgatorio, visto che era
poi il terrore di tutti per espiare i propri peccati, si poteva saltare perché si andava direttamente in paradiso. E poi un'altra cosa era la tutela dei beni, cioè i beni che rimanevano a casa venivano tutelati, cioè i beni vuol dire anche la famiglia che rimaneva a casa di questi cavalieri o comunque di chi andava a fare questo pellegrinaggio in Arbi veniva tutelato, cioè non dovevano pagare magari dei debiti, non avvenivano magari dei saccheggi, non c'erano delle persone che usurpavano un determinato territorio, eccetera. Quindi sostanzialmente il motto era andate, non preoccupatevi di nulla perché avete la soluzione dei peccati, non si fanno, i vostri beni verranno tutelati, per cui non vi preoccupate, voi siete dei santi che morirete per questa battaglia, per questa crociata, per l'appunto. Andate e liberate l'imperatore, liberate Gerusalemme e aiutate l'imperatore bizantino perché i turchi avevano conquistato per l'appunto Gerusalemme. Veniamo proprio nel concreto alle crociate. Eh sì, perché non ce n'è stata solo una, ce ne sono state diverse, a partire da una crociata che non è una crociata ufficiale, quindi non si annovera nel numero delle crociate, ma è una crociata cosiddetta la crociata dei pezzenti, perché è avvenuta nel 1096. I pezzenti erano dei poveracci, della povera gente, erano magari dei pastori piuttosto che delle persone, degli agricoltori, dei braccianti. Che cosa hanno fatto questi pezzenti? Dobbiamo tenere in considerazione che una crociata ufficiale aveva bisogno di tempo per potersi preparare, per poter creare le armi, per poter decidere con che flotta partire, quindi se da Genova, se da Venezia, eccetera. Quindi a un certo punto, quando c'è stato questa chiamata alle armi da parte del Papa e c'è stato anche questo predicatore, che veniva chiamato l'eremita Pietro Damien, che incitava le folle ad andare a fare piazza pulita degli infedeli, alcuni poveracci, quindi chiamati anche pezzenti, per questo che poi nasce il termine pezzente che usiamo tuttora, hanno deciso, come dire, di prendere quello che avevano e di dirigersi verso, di organizzare una crociata non ufficiale e dirigersi verso la Terra Santa. Terra Santa che non raggiunsero mai, perché che cosa successe? Allora, innanzitutto partirono nella primavera del 1096. Iniziando a scendere, iniziarono anche a capire che gli infedeli non erano soltanto i musulmani, ma gli infedeli anche. Dettato da questo predicatore, l'eremita, che fomentava l'odio antisemitico nei confronti degli ebrei, ecco che questi pezzenti avevano ad odio non solo i musulmani, ma anche gli ebrei. Quindi ci fu un vero e proprio sterminio di ebrei in Germania, mentre questi pezzenti si stavano dirigendo verso Gerusalemme. Uno sterminio, morirono tantissimi ebrei, fu una cosa veramente cruenta, tant'è che alcuni scrittori o comunque alcune cronache dell'epoca dicevano che gli ebrei erano talmente disperati che si uccidevano a vicenda o facevano dei suicidi o omicidi, le madri che tagliavano le gole ai propri figli, proprio perché veramente è stata una situazione atroce. Quindi questi pezzenti che si dirigevano verso la Germania e verso Gerusalemme, passando dalla Germania, iniziarono questo sterminio degli ebrei. Poi iniziarono che cosa? Perché poi e non erano ben strutturati, non avevano creato delle truppe piuttosto che non si erano portati dietro niente, erano dei poveracci, quindi iniziavano a soffrire la fame, iniziavano ad avere dei problemi, quindi iniziarono a saccheggiare, a fare razzie, veramente molto violente. E perché non è una crociata ufficiale? Beh, innanzitutto perché alla fine della fiera pochi arrivarono a destinazione, molti furono uccisi dai turchi, altri morirono di stenti, altri morirono di malattie, insomma, veramente questa crociata è stata una crociata infelice. L'unica cosa veramente è lo sterminio degli ebrei che ci fa capire che questo antisemitismo nei confronti degli ebrei che venivano tacciati o comunque venivano accusati di aver ucciso Gesù Cristo, di aver concesso, di permesso l'uccisione di Gesù Cristo, c'era anche a quell'epoca. Ma veniamo invece alle crociate vere e proprie.
Come abbiamo detto, i pezzenti erano partiti nel 1096, si erano proprio dissolti nel tragitto, anche perché, come abbiamo detto, per strutturare una crociata, quindi una truppa, un insieme di persone armate che dovevano fare questo pellegrinaggio in armi, ci voleva del tempo. Quindi ci volle del tempo, la partenza della prima crociata avvenne il 15 agosto del 1096, quindi qualche mese dopo rispetto alla crociata dei pezzenti. Avvenne per mare con la flotta genovese che si mise a disposizione, però ricordiamoci che Genova, Venezia, che mettevano a disposizione la flotta, le proprie flotte, a parte che non lo facevano gratuitamente, ma lo facevano anche per questioni commerciali, perché anche loro potevano comunque andare in paesi nuovi, esplorare, portare a casa nuove ricchezze, fare razzie, eccetera. Quindi comunque dobbiamo tenere in considerazione questa cosa. Quindi partono il 15 di agosto del 1096 e conquistano Gerusalemme il 14 luglio del 1099. Una conquista che ha portato veramente a un massacro incredibile della popolazione che viveva a Gerusalemme. Cosa succede? Goffredo di Buglione, che era uno dei grandi condottieri di questa prima crociata, che era il duca della Bassa Lorena, decide di non farsi incoronare re nella città dove Gesù Cristo era considerato il re ed era stato ucciso e sepolto, ma si fece chiamare advocatus, cioè il difensore, il protettore del sepolcro. Dopo la morte di Goffredo di Buglione, salì al trono invece, in quello che fu chiamato il Regno Latino di Gerusalemme, il re Baldovino I, che era il fratello di Goffredo di Buglione. E adesso vediamo cosa succede. Succede che cosa? Beh, una cosa importante nella prima crociata è la nascita di questi ordini monastico-cavallereschi, che è utile conoscere e sapere, soprattutto perché il più famoso ordine monastico-cavalleresco è quello dei Templari, su cui insomma sono state create un sacco di miti, leggende, romanzi, eccetera. Che erano questi facenti parte di ordini monastico-cavallereschi? Erano dei nobili che attuavano dei comportamenti simili a quelli dei monaci, ma allo stesso tempo erano dei cavalieri. Erano come i monaci perché? Perché vivevano insieme in comunità, perché avevano una regola, esattamente come i monaci, avevano una regola, si dice così, perché avevano una serie di regole molto e procedure molto rigide e poi facevano voto di castità, ma erano allo stesso tempo dei cavalieri perché non erano come i monaci canonici, chiamiamoli così, che erano chiusi dentro il convento e pregavano, ma invece che pregare loro combattevano per la fede. Quindi questi erano gli ordini monastico-cavallereschi. Il più famoso, l'abbiamo detto, è quello dei Templari, cavalieri chiamati in questo modo e nati nel 1119. Si chiamavano proprio Templari perché la loro sede, che era stata concessa dal re Baldovino II, era proprio dove c'era l'antico Tempio di Gerusalemme, quindi per quello che si chiamano Templari. E sono sostanzialmente i più famosi. Altri ordini sono stati i teutonici, gli ospedalieri, che già dal nome si capisce che erano un ordine che si occupava anche della cura dei malati. I templari, ecco, erano meno violenti, più rispettosi e integranti rispetto agli altri cavalieri che arrivavano appunto per le crociate. Questo è un aspetto importante da dire riguardo ai templari. Erano questi templari, o comunque quelli che facevano parte degli ordini monastico-cavallereschi, erano un po' più integranti, un po' più attenti, ecco, si integravano meglio anche con i musulmani. Accumularono, tra l'altro, i templari un sacco di ricchezze che persero poi intorno al 1300, quando proprio fu un ordine che andò in disgrazia e il re di Francia, Filippo il Bello, si impadronì delle loro ricchezze. Però è interessante sapere che i Templari, di cui si parla tanto anche nelle varie storie, nei vari romanzi, nascono proprio durante la prima crociata.
Ma non è finita qui perché abbiamo altre crociate. La seconda crociata dura tra il 1147 e il 1148, quindi un annetto circa. Guidata da Luigi VII di Francia e Corrado III di Germania, non ebbe alcun successo. Quindi questo è interessante da dire perché? Perché arrivò Saladino, che era il sultano che unificò i territori della Siria e dell'Egitto, riconquistando Gerusalemme nel 1187. Quindi Gerusalemme, a parte un breve periodo, nel 1229, non tornerà sostanzialmente più in mano ai cristiani. Quindi la seconda crociata non ebbe proprio successo. La terza crociata invece avvenne tra il 1189 e il 1192, con tre protagonisti d'eccezione che ce li ricordiamo abbastanza bene. L'imperatore Federico Barbarossa, che però morì prima ancora di arrivare a Gerusalemme, Filippo II Augusto di Francia e Riccardo Cuor di Leone, famoso soprattutto perché è inserito anche all'interno della storia di Robin Hood, che era il re d'Inghilterra. Anche questa terza crociata non ebbe alcun successo. Passiamo alla quarta crociata, avvenuta tra il 1202 e il 1204, che però già ci dà alcune indicazioni interessanti sul fatto che ormai le crociate erano un po' sviate. Perché qual era l'obiettivo delle crociate? Ce lo siamo dette nelle slide precedenti. Era quello di liberare Gerusalemme, di liberarla dagli infedeli e di fare piazza pulita il più possibile degli infedeli, ma soprattutto legati alla Gerusalemme, che era la città di Gesù Cristo, era la città che doveva rimanere in mano ai cristiani. Peccato però che, per esempio, già dalla quarta crociata si vede una direzione completamente diversa. Che cosa succede? Non vanno più verso Gerusalemme, ma verso Costantinopoli. Perché? Che cosa succede? Succede sostanzialmente che per varie vicissitudini legate a Venezia, che dava le flotte ai crociati, praticamente a un certo punto la crociata vira per anche gli interessi di Venezia verso Costantinopoli e non più verso Gerusalemme, che Costantinopoli viene poi conquistata il 18 luglio del 1203. Però la cosa interessante da sapere è il fatto che ormai la crociata non aveva più l'intento di liberare Gerusalemme, ma aveva un po' intenti economici, commerciali, oppure comunque in generale di fare piazza pulita degli infedeli, che ricordiamo essere non solo i musulmani, ma anche gli ebrei. La quarta, la crociata, diciamo, la quarta crociata è stata una crociata che quindi ha dato il via a proprio un cambio repentino nei confronti delle altre crociate che vedremo dopo. C'è stata poi nell'intermedio anche un'altra crociata che non è una crociata, un po' come la crociata dei pezzenti, che è chiamata la crociata dei fanciulli o dei poveri. Anche in questo caso, che fu veramente una crociata inutile, perché a un certo punto questi maschi, queste femmine, questi pastori, questi braccianti che non avevano patrimoni si mettono in viaggio per andare verso la Terra Santa. Peccato che praticamente muoiono di stenti, di malattie, vengono uccisi, vengono catturati, vengono rivenduti come schiavi e non riescono neanche ad arrivare alla Terra Santa. Questo è utile saperlo più che altro perché nei libri di storia se ne parla, ma non è una vera e propria crociata. Le altre crociate le vediamo qui: la quinta crociata, la sesta crociata e la settima crociata, e poi l'ottava. Come vediamo, sono principalmente prendono il trend della quarta crociata, quindi sostanzialmente per motivi soprattutto economici, perché per esempio in Egitto, in Tunisia, l'interesse era quello di conquistare gli scali commerciali, quindi era un interesse commerciale marittimo di andare a conquistare determinati luoghi con la scusa o comunque con il secondo fine legato alla religione, ma c'erano anche dei fini commerciali, quindi si era andata anche un po' a perdere il vero significato della crociata, che era quello di liberare Gerusalemme dagli infedeli, che fu riconquistata per un breve periodo, come abbiamo detto, nel 1228-1229, ma poi ritornò in mano ad altri popoli che non erano cristiani.
Beh, allora facciamo un bilancio di quelle che sono state le crociate. Beh, un bilancio veramente terribile perché a parte che morirono tantissime persone, non solo cristiani ma anche musulmani, più di 2 milioni di combattenti, ma anche morirono tantissimi civili, donne, bambini, anziani, persone che magari non erano dei combattenti, che si ritrovarono in queste situazioni veramente complesse. E poi queste crociate hanno causato come conseguenza un aumento esponenziale dell'odio razziale e religioso che c'era già, ma si è alimentato sempre di più. Molti studiosi, molti storici sostengono che questo divario molto forte tra i musulmani e i cristiani e tra gli ebrei e i cristiani sia un po' nato da queste crociate, che ha portato proprio ad una spaccatura e ad un'intolleranza religiosa e razziale. E c'è stato anche a questo proposito un aumento del divario e dell'odio tra l'Occidente e l'Oriente. Arrivarono poi in Occidente degli aspetti positivi, ecco, magari potevano arrivare in un altro modo, sicuramente in un modo meno cruento e meno violento, come per esempio l'arrivo in Occidente della bussola, che era stata inventata dalla Cina, di nuove tecnologie per lavorare il vetro, piuttosto che di nuove tipologie di navi per portare le truppe. Però, torno a dire che questi benefici hanno avuto un costo incredibile, non solo in quel momento di vite umane, ma anche poi nel susseguirsi degli anni e dei secoli, proprio per questa spaccatura tra Oriente e Occidente e questo odio razziale e religioso che talvolta permane tutt'oggi. Benissimo, io ti aspetto nella prossima puntata. Come sempre, ti invito ad iscriverti al mio canale, di attivare la campanella, e poi ti aspetto anche negli altri miei canali social. A presto!